E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video unboxing, sì, letteralmente unboxing, perché oggi andremo, come letto dal titolo, sì, andremo finalmente, infatti sono molto felice, andremo a, diciamo, a scoprire qualcosa di puccioso che si nasconde in queste bustine che ho preso in edicola. Ovviamente molti di voi già li conosceranno, però io no, non li ho mai presi e non vedo l'ora di spacchettarli con voi. Ne ho presi ben tre, ragazzi. Quale sarà l'animaletto più puccioso che troverò? Sarà lui? Sicuramente lui è il mio preferito. Però non sarai tu che scarterò. Che amore che sei. E dagli un bacino, il bacino. È il bacetto, è del bacetto. Bacino. Amore, la mia vita. Ok, va bene, puoi tornare a dormire. Io adesso, ragazzi, prima di iniziare con la sigla, vi ricordo gentilmente di iscrivervi al mio canale e pigiare sul tasto della dindon. Va bene? Lasciatemi un like di supporto. Commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima. Cambio! Cambio! Tipo furbi, vi ricordate i furbi? Quando inizia a cambiare carattere. Cambio! Cambio! Vabbè, momento di follia, infatti anche Briciolo mi guarda strano. Tranquillo che la mamma è sempre qui, tranquillo, non la porteranno via. Ecco, condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Ma adesso iniziamo, vai con la sigla! Che cosa ho qui, ragazzi? Che cosa ho qui adesso? Tanti brividi d'amore per voi. Sono tanti brividi d'amore, per chi li conosce già, li avrà già riconosciuti. Io la verità è la prima volta che li prendo. Si chiamano Bunny e Twitties, insomma, coniglietti uccellini da quel che ho capito. Si chiamano brividi d'amore, i tuoi magici uccellini e coniglietti, sì, ali e orecchiette glitterate. Tira il cordino per i brividi d'amore. In altre parole, sono i classici, diciamo, tremolini, come li chiamate voi, quei pupazzetti che si tira, diciamo, dove si, quando si tira il cordoncino iniziano a tremare un po', no? Mi sono detta, sono coniglietti, sono glitterati, me li devo far scappare. Quando sono andata alla mia edicola e ho detto, oh, ce ne sono tre. Allora all'inizio ho detto, ne voglio uno, ne voglio due, poi ho detto, il terzo là lo devo lasciare, poverino, da solo, no, 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 solo soletto, non lo potevo lasciare. Poi qui vedo che ci sono tutti questi carini, pucciosi, guardate, tutti i coniglietti, qualche uccellino, penso che siano più coniglietti che uccellini, quindi dovrei avere teoricamente su tre a me una possibilità. Bene, io inizierei subito. Da quale iniziamo? Iniziamo a tastare, mi sono munita di forbicette, casomai, oddio, forbicette, di forbici. Casomai dovessero servire. Allora, iniziamo da. Vado a caso. Prendo questo qui. Vediamo, ragazzi, cosa ci sarà dentro. Oddio, che bello! Guardate che pucci! Ho paura di rompere qualcosa. Non servono le forbici, guardate. Oddio, raga, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che carino! È un gufetto! È un gufetto, ragazzi! Guardate, con le alette glitterate! Che carino! Sono emozionatissima! Adesso proviamo a tirare il cordino. Oddio, guardate che bello! Che pucci! Cioè, comunque non è piccolissimo. L'ho pagato 4 euro. Cioè, stanno 4 euro l'uno, ragazzi. Però, guardate che bello! È bello grosso! Io adesso devo tirare il cordino, solo che devo capire dove ce l'ha sto cordino messo, perché bisogna anche capire da che parte ce l'ha sto cordino. Dove ce l'hai? Ah, ce l'hai qui dentro. Ce l'ha dietro la schiena. Vedete? Lo trovate col dito. Ok. Dovete tirarlo. Oddio. Spero di non fare. Come cacchio si tira? Scusate, ragazzi. E come si tira? Allora, ragazzi, devo essere sincera. Il primo che ho aperto, che dovrebbe essere un gufetto, ma più un Pio Pio, vi dico la verità. Non so se era uno difettato o se non vale la pena prenderli. Appena ho tirato il cordoncino, ho visto che non tirava, cioè era come se ci fosse un fermo. Tagliato quel pezzettino di fermo, e diciamo che si è completamente aperto il pulcino, cioè.
si è aperto, cioè ha pancia vuota, pancia all'aria, no? E ovviamente con tanta pazienza, cucendo, cucendolo io, no? Sono riuscita, diciamo, a rimetterlo dentro, anche se ormai questo più che pulcino mi sembra, non so, un uovo che ha sbattuto la testa contro il muro. Cioè, è un po' storpiato questo pulcino. Comunque, l'effetto è questo qui. Voi dovete tirare e trema. Tutto qui. E trema. Allora, come prima impressione, devo essere sincera, ero emozionata di aprirli. Però questo qui o è capitato a me difettato, non lo so, ragazzi. Primo impatto non è manco sufficiente, ovviamente, perché insomma, se si aprono, non li ricomprerei più. Però andiamo avanti. Però prima di andare avanti, ragazzi, vi faccio vedere una cosa. All'interno, qui dentro, oltre a trovare ovviamente uno di questi bellissimi pucciosi animaletti, trovate praticamente un biglietto che non è nient'altro che una specie, tra virgolette, per bambini di attestato, diciamo, un certificato di adozione. Qua dice certificato di adozione adottato da. E dice chi è, la data di compleanno, insomma, avete presente tipo i Thai che hanno la data di compleanno? La stessa cosa, solo che questo è un certificato di adozione, diciamo, di questo animaletto, per intenderci. E in più ho trovato anche questo cosino, non so cosa sia, adesso io in questo momento non ho una moneta a portata di mano perché non sapevo manco che si trovasse questo qui. Ho preso la chiave della mia stanza. E andiamo a vedere, e andiamo a vedere cosa c'è qui. Allora, grattiamo, ragazzi. Spero di vincere qualcosa. Oddio, vinceremo 1 milione di euro. Che cacchio, eh? Che cos'è? C'è scritto I love it. Io lo amo. Cosa? Ah, ok. Quello che c'è qui è quello che ama. Sembra il pane, anche se sembra più una spazzola, quella che uso io per i capelli. Comunque, penso sia del pane. Praticamente il pane è quello che il Pio Pio ama di più. E sì, le bricioline che dati anche ai piccioni, per intenderci. Molto interessante come cosa. Sappiamo che a questo pulcino che abbiamo trovato piacciono anche le briciole di pane. Ma andiamo avanti, ragazzi. Proseguiamo, vediamo se anche gli altri sono così. Quindi, ragazzi, quello che abbiamo trovato adesso era Pio Pio, così si chiamava, ed è nato il 20 settembre. Interessante. Allora, adesso passiamo a questo qui, ragazzi, al secondo, anche perché, anche volendo fare ad occhi chiusi, questi sono solo due, quindi io spero di trovare almeno un coniglietto. Sarà difettato anche questo? Speriamo di no. Alla fine vi dico se conviene prenderli oppure no. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pulcini e coniglietti, venite a me. Che cos'è? Un altro uccellino? Che è? Oddio, che palle. Un altro uccellino. Però qua almeno è rosa. Almeno è rosa, adoro. Ha le alette lilla. E come vedete, panna e fragola. Puccioso. Ecco, vediamo se questo qui è difettato o no. Ok, era quello solo che era difettato, raga. Vedete che questo si tira tranquillamente? Però non vibra tanto. Riproviamo, solo che qua gli occhi non vedo manco dove sono. E alza il pelo, bello mio. Come si chiama questo che è rosa? Questo qui si chiama. Allora, dovrebbe esserci da qualche parte un bigliettino. Ecco qui. Allora, noi abbiamo trovato in questo caso seta. Si chiama seta, vedete? Seta, un uccellino diciamo femmina, e praticamente è nata, diciamo, il 4 dicembre. Infatti c'è scritto il mio compleanno il 4 dicembre. Andiamo a vedere che cosa si nasconde, cos'è che ama di più di tutto qui. Vediamo cosa ama di più di tutti. Qual è, diciamo, il cibo forse che intendono preferito che mangia lei. Se vabbè, mo ci credo che mangia questo l'uccellino. Cioè, praticamente dovrebbe essere una specie di cheesecake budino, ragazzi. Uccellini che mangiano budino? Il crème caramel? Questa è la fragola, però. Andiamo nuovamente a tirare il cordoncino. Vediamo che cosa ci dà. Funziona, questo funziona.
Era quello che era difettato. Assolutamente approvato. Era il mio che era difettato. Il primo che ho aperto, mamma mia, era difettato. Non mi ha fatto una bella impressione, però. Allora, voto, diciamo come giochino per bambini, un 7, non oltre, perché alcuni sono difettati, però 7 perché magari è capitato uno su 100 e proprio a me deve capitare e va bene. Diciamo che come colore, come, diciamo, come posso dirvi, come design, come, oddio che è la casa, come è stato fatto, insomma, mi piace il colore. Allora, il colore con le lucce, diciamo, lilla, un bell'8. Diciamo come funzione 7, perché appunto può capitare uno che è difettato, quindi è un ni personalmente. Quindi se proprio volete comprare qualcosa di carino per i vostri bambini o volete comprarlo, comunque voi per tenervelo per voi, non azzardate a comprarne, non azzardate a comprarvene uno, due, tre, uno, massimo due, basti avanza, anche perché raga, questi costano 4 euro l'uno e se vi capita male, vi capita difettato, poi dovete cucirlo voi, cambia forma. Vedete, questi qui, insomma, subito si iniziano, cioè esce l'ovata da dentro, cioè, secondo me come colore a 8, pur 10 fosse per me, perché è rosa, è bellissimo, devo essere obiettiva, oggettiva, però sinceramente non più di 7, anzi 7 meno un quarto, perché sono carini, ma non dureranno più di qualche giorno, se i vostri figli stanno sempre a... È carina l'idea, ma non durano. Va bene ragazzi, io direi di proseguire con l'ultimo, almeno che trovo un coniglietto. Ho già trovato due uccellini diversi, però io vorrei un coniglietto. Speriamo. Bah, non lo so. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Coniglietto, ti prego, vieni a me. Ti prego, perché? Ok, non sono doppioni. Ma possibile che io non ho trovato manco un coniglietto su tre? C'è un altro uccellino. Ma che me ne devo fare tutti questi uccellini? Devo fare la casa dei piccioni. Vabbè, non bastavano i piccioni che ho nella mia città. Va bene, questo qui c'ha pure il morbillo. C'ha qualcosa che non va. Ha la varicella. Cos'è, un pulcino tigre? Oh mio Dio. Meno male che mi è capitato seta, quel pulcino rosa. Almeno è rosa, però io volevo il coniglietto. Oddio, guardate, raga, i fili. Allora, impressione finale in generale. I colori sono belli, sono carini, posso dare anche 7, 8, ma obiettivamente parlando, appena sufficiente, direi a questo punto. Appena 6, perché questi non vi durano niente. Cioè, tra... questo è quello che funziona meglio, però sono convinta che tra qualche giorno questi già si rovineranno. Cioè, se costassero massimo 2 euro, sì, ma 4 euro. Cioè, sinceramente non durano. Carina l'idea, però. Carino questo come colore originale. Sembra che ha qualche problema, qualche morbidi, però è carino. Questo è quello che vibra più forte, forse è quello che resisterà un po' di più, però vedete, già sta facendo i peli bianchi. Eppure sei così giovane, quando sei nato? Allora, qua ci sarà un bigliettino? Sì. Allora, lui è Ola. Ola, Ola, Ola. Qui con noi si vola, visto che siamo in tema di uccellini. Allora, io ho trovato Ola. E la sua data di compleanno è il 6 novembre. Carino, vediamo che cos'è che ama mangiare. Grattiamo. Sinceramente, complimenti per la fantasia, però io non ve li consiglio più di tanto questi animaletti, non vi durano niente, raga. Se avete soldi da buttare, ok, io l'ho presi per fare il video, però non li ricomprerei assolutamente no. Carino questo qui perché è il mio preferito come colore. Però so già che uno su tre può capitarvi difettato. E comunque gli altri due, comunque in generale, voglio dire, non vi durano
più di qualche giorno, cioè specialmente se state sempre a tirare, cioè si possono scucire come niente, ecco, io uno l'ho dovuto ricucire. Allora, quello che mangia Ola è la mela. Va bene. Quindi il mio preferito è questo qui. Però diciamo, sono scontenta, sono partita che ero emozionata, però sono rimasta delusa, mi aspettavo di più, molto di più. Comunque ragazzi, il video finisce qui e sì, iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della vola, vola, vola. Qui con noi si vola. Lasciatemi un like di supporto. Commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Il mio preferito comunque rimane quello rosa per il colore, però sono rimasta veramente scontenta che non ho trovato il coniglietto. Però come animale preferito in assoluto. Amore, sì, sto parlando di te. Ogni volta sbadigli. Mamma mia, non ti si può toccare oggi. Ultimamente vuole starsene un po' da solo. Comunque vi manda tanti baci briciolosi a tutti quanti, anche a voi bambini e a tutta la family. Un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion.